Ciao a tutti ragazzi, sono Luca Nerazzurro. Bentornati nel canale e bentornati in questo nuovo video. Questo è lo striscione che ho fatto fare da portare allo stadio per Christian Eriksen. Vado a riporre perché il nostro danese biondo che fa impazzire il mondo è sul mercato in uscita. Ah. Non è che uno ci rimane, ma io vi dico la verità, cioè nel senso, non è che ci sono rimasto male leggere Eriksen sul mercato, perché vi dico la verità, in realtà è giusto, in realtà è tutto fottutamente giusto, nel senso, non è che potessi aspettarmi o pretendere altro, no, assolutamente, è in partenza, cioè in partenza, è sul mercato, perché se non gioca è normale che la squadra, la società possa pensare di metterlo nella lista dei partenti. Dispiacere, sì, ma non è un dispiacere perché parte Eriksen, è un dispiacere più che altro perché l'Inter possa commettere un gravissimo errore. Un giocatore come Eriksen, in una trattativa formidabile come quella che siamo stati in grado di fare, bruciarlo così per uno schema soltanto, per un 3-5-2, è un errore madornale. Almeno, questo è il mio modestissimo parere. Poi fatemi sapere sempre voi qua sotto nei commenti cosa realmente ne pensate. Per quanto riguarda la situazione, se Eriksen non gioca, se Eriksen non trova spazio, a me fa pena e quasi tenerezza vedere il ragazzo entrare all'88esimo, all'89esimo, un giocatore dal carisma, dalla tenacia, dal piede fine come Eriksen, entrare a sostituire magari un Gagliardini. Però il calcio è anche questo, il calcio è soprattutto grinta. Il calcio puoi essere scarso con i piedi, vedi Gattuso, no? Ma quando ci metti grinta, rabbia, voglia di prendere quel pallone, tu giochi. E giochi anche al mio posto se io sono bravo con i piedi. Perché il calcio, principalmente, in una rosa, in una squadra, è soprattutto mordere le caviglie dell'avversario. L'ha detto Mourinho in un'intervista in questi giorni. Tenere palla Eriksen è tra i migliori, il problema è che manca di grinta. Questo è quello che Conte lamenta del giocatore che a gennaio non aveva chiesto perché voleva Vidal, ecco perché Conte vuole Vidal e tutto il resto. Ma bruciarci un talento come Eriksen. Poi uno dice, vabbè, ma l'Inter l'ha preso a poco, 20 milioni, ne può fare 50. E chi ve li dà 50 milioni per uno che ha giocato 4 partite intere? Perché? Perché? Sarebbe un errore madornale. Poi, ripeto, se Eriksen dovesse partire, mi dovesse arrivare un Kanté, se partisse Eriksen e mi dovesse arrivare, che cazzo so, Vidal, e con Vidal vinco, a me va bene. Io Eriksen te voglio bene, lo striscione me lo terrò a vita, perché è un ricordo, perché è un gioco, perché è tutto quello che vuoi. Non sono legato in una maniera affettuosa a Eriksen, cioè mi piace come giocatore, punto, ma non provo l'affetto che ho provato nei confronti di Zanetti, se non amo lo tatuavo. Solo che vedere l'Inter crescere a tal punto da andarmi a comprare Eriksen mi ha fatto arrivare a una goduria che non potete capire, cioè se vedevate la Via Lattea nei cieli, ecco, ero io in realtà. Allo stesso modo vedere oggi come il trattamento per il giocatore, che poi ripeto, cioè l'Inter non può permettersi di trattare Eriksen in questa maniera, perché purtroppo abbiamo dei profili talmente bassi e talmente scarsi che in realtà tu non puoi permetterti veramente una situazione del genere. Non ti è concesso un trattamento del genere riservato a un giocatore come Eriksen.
Perché Eriksen non si è lamentato, perché Eriksen ha aspettato e ha provato ad ambientarsi il più possibile, perché Eriksen tutto quello che si voglia, perché fosse stato un giocatore alla Vidal, a oggi, primo giorno di mercato, se n'era già andato, si era già fatto le valigie, se n'era già partito. Quindi non lo so, io mi auguro sempre di leggere che l'Inter è riuscito a trovare il modo di far giocare Eriksen, che Eriksen si è convinto a crescere col club e tutto il resto. Però, ripeto, questo è un mio pensiero, questa è una mia volontà, questo sarebbe un mio sogno, ecco, lasciatemelo sognare così. So che se dovessi incontrare Eriksen, avversario in un'altra squadra, ci fa il tappo di culo, ecco. Quindi st'altra cosa mi farebbe ancora più rabbia, evidentemente. Non lo so, regà, sono un attimo combattuto, molto dispiaciuto, tanto confuso da una scelta del genere. Però l'Inter lo ha messo sul mercato perché deve fare entrare dei soldi. Ben venga, avete detto che sul mercato c'è Skriniar perché non rientra negli schemi. Ben venga, se l'Inter vince, a me del resto non me ne frega un cazzo. Sia chiaro, se l'Inter vince, del resto non me ne frega nulla. Il problema, appunto, è che io, ho sputato un Power Ranger, contavo di poter vincere anche insieme e grazie a un giocatore del talento della portata di Eriksen. Di certo, non da un giocatore del non talento e dalla non portata di Gagliardini, per farvi un esempio. Però nel calcio tutto è possibile. Dall'Leicester che ha alzato uno scudetto in Premier clamorosamente, meritandolo in una maniera bellissima da sogno, noi abbiamo avuto un Roberto Gagliardini che è riuscito a tenere il posto da titolare al posto di un plurifenomeno Eriksen con i piedi, classifiche da miglior assist man vinte in Premier League, vinti tantissimi. Come si chiamano? Titoloni che ti raffigurano tanto primo in tutte le statistiche degli ultimi 10 anni della Premier League sotto l'aspetto di assist e tutto. Però beh, l'Inter li preferisce con l'Inter Conte, li preferisce Gagliardini perché è un giocatore più fisico. Staremo a vedere. Io sono contrariato alla cessione di Eriksen, ma sono sempre fiducioso e sto dalla parte della società e dell'allenatore scelto, quindi accetterei tutto. Però cara Inter, perdere così dopo 6 mesi, dove praticamente non si è mai giocato, non gli è mai stato dato modo, un giocatore del talento di Eriksen sarebbe un errore forse per me, da parte mia, un mio pensiero. Se potessimo non sbagliare, ne sarei grato. Lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Nella giornata del dolore, all'Inter, ho giurato amore. Il danno è suo.